was sleeping. Finish, finish. Bir iş peşin sen gibi bir laf var niye ki? İşte bu da nüdetçiydi de. Ben onu kapıda ben dinamik. Gire bir mevudur inkönter gönüm de ne yürek kırtal. Çıpırtadı da giren et. İpın çıpırtadı ne sürpriz. Delle macchine blindate. Perché le potete provare? Sono 20.000 dollari. Se non me le riportate. E pagate direttamente al prossimo incontro. Queste macchine erano bellissime, poi. Blindate tutte. E allora ci ti sei. Ma poi sono 20.000 dollari. Che siamo? Potrebbe essere utile. Le prendiamo. Da una pistola ti dà. Una granata flashbang. È una smoke. Appena appena entriamo in macchina, nemmeno 5 metri. C'è tre mesci a rifare. Safe. Sì. Scappiamo verso la banca, quella lì ad ovest. Scegliamo che comunque il piano restava invariato, quindi ci stavamo dirigendo verso la banca. Solo che poi notiamo una cosa strana, vai. La macchina blindata con solo 20 benzina. Arriviamo più o meno, mancami la strada. Primo ponte Forte Zancauto. La macchina si ferma. Vediamo che poi spiace. Io mi butto la macchina e metto, mi lascio con chi non c'è spazio. E vedo una scappa. Tra lei poi ci hanno dato un corpo per terra, ma non ce ne fatti caso. Alla fine hanno sparato 4 volte a tutto. Ma perché? Per mascherate, stavo di sera mi sono costume. Che costume? Un costume da astronauti. Quindi è volato in cielo. Sai? Sì. Purtroppo non ce l'ha fatta in morto. Abbiamo parlato di Cartaura. Pure lui dice che non è ben capito. Però ci farò sapere. Perché io voglio finire in volta a questa storia. Perché qua ci sta qualcosa che non guarda. Anche se mai l'unica cosa che cambia è fare un funerale a Tadeo. Non pensi bravi ci faranno prendere il cadavere. Allora, tu hai qualche debole? Forse. Chi tiene bene? Vi faccio sapere appena riesco a farlo. Va bene, quindi aspettiamo. Perfetto. Allora, l'altra cosa è... dobbiamo prendere il Milanese. Padre nostro che sei in Cili. Sia santificato il tuo nome e venga il tuo regno per favore. Fate un po' di benzina. Tocca a scendere, ragazzi, scusate. Bene, una bimba cortesì, fateci un funerale a Piromanare, se no per un buon cazzo mi rende male questo ragazzo. È padre nostro che te ne giri, santificato il tuo nome, venga il tuo regno a te, andare in cielo così intera, datti oggi il nostro forte patignano. Come da noi mettiamo i nostri benedizionari come in ultima tentazione e liberaci dall'amen amen. E Pina, noi abbiamo pigliato su cane Paolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo nome, dato dove andavo, in giro si intera, oggi non ti fai vuoi, e non ci indurre in tentandoni, ma liberaci dai pani. Pane nostro che sei nei cieli, ben servigato il tuo pane nostro, e sia sopra il nome e sopra i poteri, se non mi mettere dal male pane. Padre nostro che sei nei piedi, ben servigato per il sole. Padre nostro che sei nei cieli, che ci rimetti i nostri debiti, che ci fondi le nostre fondazioni.
che ridurne nella manutenzione della amministrazione locale. Oh, oh no! Panna nozzo! Ma aiutaci tu! Che stai leggendo? Si è santificato il tuo nome! Per favore, ma c'è questo moderale, ce la facciamo! There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I do. Santa Maria, Madre di Dio, prego per me perché... Che faccio? Chiudo la radio? Basta che no, non no, la No, no, prego, use. Prego. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori. Senza perdono per la porta porte. Amen. Senza perdono per i nostri debiti, sapere i nostri... Non c'è un cazzo di nessuno. Santa Maria, saggi nessuno, prega per noi peccatori. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come se fosse nei fuori, tipiditori, tipiditori, e sende miei tipiditori, sende Madonna, proprio di donna, che trovino tivi di ponna, tipiditori, Santa Maria. Maria della pace, Maria Vergine, della Maria come se fosse mezzo le sogni. L'amore delle persone per Amazzoni. Padre Pedrorum, siamo qui riuniti nel quartiere della Paranza per onorare una persona che ha fatto parte di questa grandissima famiglia. Sì. Un basoccone, una persona padronum, sì. Padre Maria. E adesso procediamo con lo sparare 5 colpi di arma da fuoco. Ci provate. Piano, ma vicino all'orecchio. Ma che cazzo, non c'è nulla. Un attimo, appena l'ho detto, subito sei partito. Quitta, quitta. Controllate che non ci sia nessuno. Ma questa è chiusa. Ma è di qualcuno? No, ci sono la signora di... Scappa!
Signore, ma perché non approfittiamo? Scusate, dobbiamo la macchina. Aspetta, raga, fermi, la rubo io. La rubo io, fermatevi. Run. Andate dentro di sta idra, no? Vieni, vieni, minacciamola. Signorina, mano in alto. Fermi immediatamente quello che sta facendo e metta le mani in alto. Si fermi. Signorina, ci dovrebbe aprire l'autoveicolo. Va bene. Ok, però calmi. Non siamo calmi, signorina, devi muoversi, si muova avrei subito. Avrei voluto dire che siamo calmissimi, ma mi hanno anticipato. Forza, non faccia strani scherzi. Con molta calma, salgo sul veicolo e... Oh, grazie mille. Grazie mille, ma... Ah, no, fatto. Ma perché non le facciamo più spesso queste cose invece di fare piani di 2 mesi e mezzo per poi fallire? È tanto facile. Ed è. Una parola. C'è una macchina dietro, mettete la macchina. Beh, chiedere la polizia. Allora chiamate la polizia. Sì? Hai visto il punto? No. Ma perché? Mannaggia. Al massimo oggi la desertico e gli fai saltare una gamba. E allora devo prendere. Guida un attimo tu. Come faccio? So. Tengo il volante, aspetta un attimo. Prova, si aspetta, dobbiamo montare il rettilineo. Andiamo a aspetta il rettilineo. No, se non ti avessi spando, se mi per no, basta. Gennaro, dammi una mano. Come va? Tieni. C'è un altro. Ce l'ha con noi? Sì, che fatto? Non per me. Con calma, beh. Dico delle ripate, che mi fermo. Mi scappo. Guarda. Mi spinga il veicolo per cortesia. Spaina! Sparate! 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 Spiamo! Io te lo dico che non mi posso permettere di perdere la pistola, te lo dico. E anche io l'ho comprato. Ah, giusto. In mare, scappiamo in mare. Ma basta, Gennaro. Ecco, mi stanno arrivando. Mamma mia. E facciamo, Ho messo il punto, vedi? È dietro il punto. Ma scusami, ma non l'hai visto! Buonasera! Scappa meno! Non hai visto il posto del blocco! Scappiamo! Ma quanto è accendo di usare? Vai a mare, Allora, ci buttiamo in acqua e ci rispondiamo. Però non funziona. Da come lo prendete, non si può scappare. Lascialo andare, che è un ottimo guidatore, Panato. Gennaro, mi raccomando. Siamo ostaggi di lui. Le ergastolo molto bene. Dove sto andando? È finita la strada. Non ti preoccupare, butta sul ponte, vai sul ponte. Piano, muovo! No, vai sul ponte, il ponte! Il pontino! Il pontino, non sta da me! Vai!
Giù con le mani in alto. Agente, aiuto! Mi hanno! Signore e signori, benvenuti al carcere di massima sicurezza. Finalmente potrò raccogliere le mine. Che bel posto! Wow! Buonasera! Che bel bacio! Che bello bacio! Va bene, signori, siamo in tre, ognuno ne prenda uno. Ok, io che prendo! Sì, mi dovete leggere tutta la fedina penale, per favore, è il mio diritto. Pare, io non penso che lei voglia davvero. Mi dovete, no, lei mi dovete leggere tutta la fedina penale mia. Tutta. È un po' lunga la cosa, però se non vuole, lo faccio. Sì, lo devi fare. Bella. Ma non mi potete ingraziare, poi me la leggete, o ti faccio qualcosa nel frattempo? Allora, Panari, lei è accusato di, ormai la sua memoria, simulazione di reato, furto e ricettazione. Percosse, danneggiamento, uso ingiustificato di arma a scopo intimidatorio, possesso di droga leggera, procurato allarme, sequestro di persona, mancato alte, corruzione nei confronti di un pubblico ufficiale, mancato alte, furto o ricettazione. Qualcun altro vuole sapere la... Vuole un medico? Io voglio, se lo no, guardi che sono veramente al pelo di... Allora, mi sono imparato in memoria anche i suoi. Lei ha mancato alte, furto di un'autovettura, rapina, sequestro di persona, traffico di armi illegali livello 3 e 4, mancato alte, traffico di armi illegali livello 3 e 4, mancato alte, furto, mancato alte. Un altro mancato alte che arrivano le pendole a casa. Un prossimo mancato alte, non può fare niente. Signor Bonifazio, gliele dirò una volta sola, non gliele dico due volte. Beh. Pronto? Beh. Rapina, mancato alte, possesso di droga leggera, furto di un'autovettura, violazione di una proprietà privata, detenzione di armi illegali livello 1-2, detenzione di armi illegali livello 1-2, mancato alte. Bravo. Un sceriffo quello che avevo girato, che insomma, uno stronzo. Si è rifatto Jones. Vabbè, quello lì, insomma. Ma è finita la corsa? Sì. È sicuro? Questo è caso me. E quando ti devo? Ma 100 va, per sta strozzata, ma 100 va. Levato più no. Per levato che cosa? $100 mi servono. Ce li ho. No, non ho prelevato, porca bornale. Ragione, si vede più del diavolo. Ma che sto foglio? Che so sti fogli? Ma che? Senta, se la pago in carne. No, ma servono i sordi. Dai, un po' di carne rossa. Questa è carne di terza qualità. Ma che me frega? Questo vale $200,000. Ma a me ne servono 100 contanti. Sali un attimo. Ecco qua. Le dio anche questo, Panale. Prenda. È un'altra roba. Senti, vuoi un energy drink o qualcosa? Una Coca-Cola? Non faccio niente, ma servono i soldi. Ma lei sta facendo un casino per due soldi. Allora mi dia la carne. Qua, se mi inizia a dare roba che non serve un cazzo. Allora mi dia tutta la roba che ha, mi scusi. Mi restituisca tutta la roba che le ho dato, per favore. Quale roba? La carne. Ma a me non mi ha dato mica niente. No, signore, qui non ci stiamo parlando bene, per favore. Mi ridia la carne. La carne? Sì, la carne di terza qualità. E io la passo dopo, quando va a prelevare. Senti, ma non mi faccia arrabbiare. Tasci sua. Gennaro?
Mi dica, signor Panale. Bonifazio, senti una cosa. Questo signore non mi vuole dare la carne indietro. Ma come? Arriviamo. Gennaro, andiamo. Che dobbiamo massacrare di botto. Aspetta, ridò sta carne. Aspetta. No, io intanto avviso i miei amici, caro mio. Perché la carne è la carne. Vabbè, io poi ti mando la posizione. Sì, mandamela veloce. Sì, sì. Ma che è, vabbè. Sono minchia. Adesso ho capito perché state andando a carcere. Ed è qua. Tenetemi. Spara. Signore. Signore, la prego, non lo spari. È un mio amico, signore, la prego, non lo spari. La prego, signore, si fermi da questa follia. L'ha ucciso, non continui a spararlo. Per favore. Allora, basta. Si fermi. Si fermi.